La senatrice Sironi illustra l'interrogazione numero 465 concernente l'annullamento di un concorso presso l'Agenzia delle Entrate. Grazie Presidente, signor Ministro. Introduco questo quesito partendo da un caso particolare per giungere poi anche alla richiesta in senso più ampio in relazione al potere di controllo del MEF sull'operato di Agenzie delle Entrate. Si tratta del tormentato iter di un concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle Entrate nel 2010 per reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia. Il bando è passato prima dalla dichiarazione di illegittimità perché valorizzava tra i titoli valutabili anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato tramite assegnazione diretta, quindi senza concorso, di quell'articolo 8,24 del decreto legge 16 del 2012, che nel frattempo la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale. Il bando poi riprendeva il suo iter e nel 2016 la commissione esaminatrice definiva i criteri di valutazione dei titoli e nel 2021 la graduatoria finale di Agenzia delle Entrate veniva approvata, ma successivamente impugnata davanti al TAR, che accoglieva i ricorsi per la mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio, come viceversa era previsto nel bando. La Commissione infatti aveva attribuito ai titoli una valenza talmente bassa che nell'ambito della valutazione complessiva il loro peso risultava del tutto irrilevante, mentre la prova orale, caratterizzata da un'ampia discrezionalità valutativa, assumeva un peso determinante. Il TAR nel 2022 annullava la graduatoria. Ora, risparmio considerazioni in merito all'obiettivo che si voleva raggiungere con questa tipologia di criteri, ma osservo che la frequenza delle impugnazioni delle procedure concorsuali anche in Agenzia delle Entrate è causa di danni alla pubblica amministrazione che, oltre a dover sopportare il costo dei giudizi, finisce per dover calibrare l'esito delle procedure selettive tenendo conto delle pronunce giurisdizionali, anche di tipo cautelare, del giudice amministrativo, a cui si aggiungono poi i ritardi nelle assunzioni e le incertezze che l'eventuale riforma della graduatoria potrebbe comportare sino allo spirare del termine per l'impugnazione. E quindi la domanda è quali iniziative questo Ministero ritenga di intraprendere con l'Agenzia delle Entrate per evitare il ripetersi di tali circostanze e quali siano le conseguenze su Agenzia delle Entrate a seguito dell'annullamento di una graduatoria e quali iniziative si ritenga di intraprendere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici. È chiaro che si auspica che le procedure e le regole di reclutamento dei dipendenti pubblici dovrebbero invece garantire efficacia, trasparenza e tempi certi. Grazie. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giorgetti, risponde all'interrogazione illustrata. Presidente, onorevole senatrice Sironi, in riferimento ai quesiti posti, rappresento che il concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia fu avviato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'articolo 1,530 della legge finanziaria 2007. La citata normativa, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, consentiva di procedere ad assunzioni di dirigenti per l'Agenzia delle Entrate con modalità speciali di reclutamento. Tali modalità speciali consistevano in particolare in una deroga alla disciplina ordinaria dei concorsi pubblici per dirigente che prevedono la valutazione dei titoli, delle prove scritte e della prova orale. Infatti, nella procedura selettiva per i 175 dirigenti, oggetto della precedente interrogazione, sono stati valutati i titoli previsti dal bando ed è stata espletata la sola prova orale per accertare le competenze specifiche possedute dai candidati. La procedura concorsuale è stata avviata nel 2010 e si è conclusa solo nel 2021. A seguito di un lungo, era speciale la procedura in effetti, l'ho detto prima, a seguito di un lungo e travagliato iter contenzioso che ha portato anche all'impugnazione della graduatoria dei vincitori. Infatti il TAR del Lazio, con alcune sentenze del novembre 2022, ha parzialmente accolto i ricorsi proposti da candidati che hanno lamentato presunte illegittimità relative alla fase di valutazione dei titoli, annullando gli esiti della procedura nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per titoli. Con il supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato è stato proposto ricorso in appello verso le predette sentenze, con istanza di sospensione degli effetti delle stesse in sede cautelare, al fine di ottenere una pronuncia definitiva sul tema nei confronti di tutti i concorrenti, vincitori, idonei e non idonei. Il Consiglio di Stato ha emesso le ordinanze 624 e 626 del 2023, il 15 febbraio, con le quali ha accolto la richiesta di sospensiva delle impugnate sentenze, ritenendo che, nelle more della definizione del merito, si palesi l'esigenza di mantenere ferma la graduatoria concorsuale e fissando l'udienza pubblica per entrambi i giudizi al 16 maggio 2023.
In pari data la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa della sentenza alla quale l'Agenzia delle Entrate si conformerà senza indugio per assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli uffici che ad oggi non ha registrato impatti negativi sulla prosecuzione della propria attività ordinaria. Con riferimento infine a richiesta dei senatori interroganti volta a conoscere quali iniziative l'Agenzia intende intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze, si rappresenta che nel 2019 sono stati pubblicati 2 nuovi bandi di concorso per dirigenti, 10 posti per gli uffici preposti alle attività catastali e 150 posti per gli uffici preposti alle attività di controllo e gestione dei tributi. Con l'espletamento di questi 2 concorsi sarà completato il reclutamento dei dirigenti che occorrono per il presidio di tutti gli uffici. Da ultimo, come indicato nel piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, pubblicato su Amministrazione Trasparente, l'Agenzia ha precisato che con le vacanze derivanti dai futuri pensionamenti intende espletare con periodicità regolare concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia. Interviene in replica la senatrice Sironi. La ringrazio Presidente per la risposta, della quale peraltro non sono pienamente soddisfatta, in quanto il fatto di aver bandito 2 successivi altri bandi non risolve la questione relativa al bando precedente. Quindi la mia domanda era orientata in merito al fatto quali poteri di controllo e di azione possa intraprendere il MEF per garantire e controllare il corretto operato di Agenzia delle Entrate, che evidentemente non si è comportata del tutto correttamente. Mi riterrò pienamente soddisfatta quando finalmente potrò vedere direttamente la correttezza dello svolgimento dei concorsi pubblici senza dover tutte le volte ricorrere da un tribunale all'altro. Il fatto solo che sia durato 10 anni questo concorso, evidentemente c'è qualcosa che non è andato per la strada per la quale doveva andare. Tra l'altro mi collego anche agli obiettivi del PNRR in merito al rafforzamento dei processi di selezione del personale della pubblica amministrazione, e quindi invito il Governo a prestare, e anche il MEF, a prestare con un occhio di attenzione a questa problematica che coinvolge anche il benessere dei cittadini, in quanto essere candidati ad un concorso e rimanere in ballo 10 anni non è esattamente un'esperienza che auguro a nessuno. Grazie.